DJI Mini 2 Combo. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Sono Vince, è arrivato, ce l'abbiamo, è qui tra le mie mani DJI Mini 2 Combo, l'upgrade del Mini, del DJI Mavic Mini prima versione. È uscito solamente il 5 di novembre, oggi è il 6, praticamente ormai è serata inoltrata per me. Purtroppo ho avuto solo tempo a quest'ora per poter provare a fare un po' di video, un po' di riprese, e quindi ve lo voglio mostrare in tutta la sua bellezza. Questa è la scatola del Flymore Combo, contiene ovviamente la borsa in tracolla ed ecco qua che al suo interno vediamo conservati quindi il drone, il caricabatterie multiplo e la parte degli accessori. Al suo interno abbiamo il cavo micro USB, USB-C, eccolo qua, abbiamo il caricatore multiplo con le due batterie, una ovviamente è inserita all'interno del drone. Abbiamo i cavi di connessione chiaramente al telefono, questo chiaramente è la sua presa elettrica per andarlo poi a ricaricare. Questo è il radiocomando, simile, molto, anzi direi veramente uguale a quello del Mavic Mini 1, se non altro per il tasto pausa e landing, la scritta Cine, Normal e Sport, che rimane un po' diversa. Gli stick sono praticamente identici a quelli del Mavic Air 2, veramente hanno lo stesso feeling, quindi già mi trovavo molto bene con questo, con quello dell'Air 2, con questo sarà veramente uguale. Il tasto di rec e scatto fotografia, dall'altra parte la rotellina per il gimbal, ovviamente il tasto FN e il tasto per cambiare da video a foto. In questa tasca qui sopra andiamo a scoprire quello che vi è all'interno. Abbiamo un set di ricambio per i pin del radiocomando, 2-3 set di eliche, il cacciavite per andare a montare le varie eliche ed ovviamente abbiamo al suo interno anche il drone, che eccolo qua, DJI Mini 2 con anche il proteggi eliche, con il quale mi sono trovato molto bene nella prima versione quando l'ho acquistato. Non veniva incluso nella confezione, quindi ottimo anche questo proteggieliche che vi è all'interno della confezione, sono molto contento di questa cosa. Nella parte posteriore abbiamo, come vi dicevo, già la batteria inserita. Finalmente abbiamo il cavo d'ingresso in USB-C e ovviamente lo slot per inserirci la micro SD. Nella parte del braccio non vi è più la spugnetta come nella prima versione, quindi braccio molto più resistente. Quindi niente, la parte di unboxing in questo momento finisce qui. Non ho ancora avuto modo di provarlo, ho solamente acceso il drone, ho appena scaricato l'aggiornamento firmware che bisogna scaricare prima di poterlo utilizzare. Ormai sono le 9 di sera passate, quindi non sono andato fuori assolutamente a volare, lo farò domani, quindi poi vi porterò un video test di volo, immagini, fotografie e quant'altro. Però possiamo subito dire quali sono gli upgrade più significativi che ci sono tra questa e la prima versione. Innanzitutto, come non citare il sistema OcuSync, sì, finalmente DJI su un drone di questo genere ha inserito il sistema OcuSync
con il quale la stabilità del segnale diventa veramente eccellente, non utilizza più quindi il sistema Wi-Fi che causava veramente tantissime disconnessioni, soprattutto in ambito urbano, e sono veramente molto molto contento che vi è stato questo upgrade su LocuSync, non per il motivo che però leggo sempre sui vari forum, cioè quello di mandare il drone a chilometri di distanza. Non mi interessa, sinceramente questo non è un drone che nasce per fare long range, come non lo è poi nessun altro drone in realtà. Però questo è un drone che, se si deve usare in ambito urbano, con tutti i permessi del caso, necessita veramente di questo tipo di connessione. Vi assicuro che almeno nelle zone in cui ho provato a lavorare io qualche volta col Mini, le interferenze Wi-Fi erano veramente tantissime e quindi a volte era veramente impossibile produrre un video fluido. Per quale motivo? Perché semplicemente se io ruotavo il drone per fare le mie inquadrature, il ritorno d'immagine non era in tempo reale e quindi facevo fatica a proseguire tutte le mie inquadrature. Era veramente molto difficile riuscire a dare a un cliente o comunque a portare per me a casa un filmato decente. E quindi con questo sistema OcuSync questo problema dovrebbe essere risolto. È quello che si usa con il Mavic Air 2, del quale io sono veramente molto soddisfatto e quindi sono anche curioso di provarlo in ambito urbano. L'altro upgrade di questo drone è senz'altro il fattore di risoluzione dell'immagine video in 4K a 30 fps e non più a 2.7K, quindi la qualità dovrebbe essere migliorata. Leggo in giro che comunque l'immagine in 4K che regala questo drone non è paragonabile a droni quali Mavic Air 2, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro, quindi sono molto curioso di andare a testare anche questo 4K, quindi nel volo che poi farò domani e che vi porterò nel canale sicuramente lo andremo a vedere. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo dedicato proprio a questo drone, quindi al DJI Mini 2 che ho creato io e che in pochissimi giorni ha raggiunto più di quota 600 iscritti, per i quali ringrazio veramente uno a uno, perché lì porteremo e si è creata questa comunità dove riusciremo anche a darvi qualche sconto del 7% sull'acquisto di questo drone. Iscrivetevi perché lì ce ne saranno veramente delle belle. E ovviamente se avete già questo drone, eventualmente iscrivetevi per postare le vostre foto e i vostri video. Le differenze che ho notato subito con questo drone, proprio nella parte qui dei braccetti, in quanto non vi è più quella spugnetta che vi era presente nel Mavic Mini prima versione, e quindi rende tutto questo sistema veramente molto molto più solido, e quindi forse anche questo consente, anche grazie alle nuove eliche, anch'esse molto simili però veramente più resistenti rispetto alla prima versione, consentirà quindi a questo drone di riuscire a resistere molto di più alle forze del vento, ovviamente grazie anche al potenziamento che vi è stato nei motori. Questo ad esempio è il Mavic prima versione, io l'ho un po' wrappato, quindi ho messo qualche sticker sopra, però vi posso assicurare che qui all'interno, guardate come, non so se riesco a farvi vedere come si piegano i braccetti, e qui in questa parte c'è veramente della gomma che quindi consente di fare questo movimento molto forte al braccetto, che invece nell'altro drone, quindi che in quest'altro drone invece assolutamente non vi è, quindi la resistenza è veramente tanta tanta tanta. Adesso lo accendiamo, è cambiato un po' anche il suono, è un po' più dolce, c'è anche un pochino più di eco, e vi faccio vedere proprio che qui davanti vi è un LED che tramite le impostazioni con l'applicazione può anche cambiare colore. Vi faccio vedere che dall'applicazione è possibile anche andare a cambiare il colore del LED. Vi faccio vedere quindi se gli vogliamo dare un colore blu. In questo momento non so se si nota, ma il colore è cambiato. Lo mettiamo viola. Potete cambiare i colori. Adesso sinceramente con la luce in questo momento che ho accesa non ve lo riesco a far vedere perché dovrei cambiare un attimo l'esposizione, ma vi assicuro che forse così si riesce a vedere se io sono a fuoco. Vedete, in questo momento il LED qui è giallo, posso metterlo blu, posso metterlo viola, posso metterlo arancione, vedete, cambia colore. Posso anche decidere di lasciarlo fisso, posso decidere di
fargli fare il color arcobaleno, infatti se vedete sta cambiando da solo un po' i colori, posso decidere di disattivarlo, posso decidere di diciamo che il colore pulsi, quindi vada ad attenuarsi e a diminuire. Il radiocomando è identico a quello del Mavic Air 2, in pratica cambia solo il pulsante dalla parte sinistra con l'on point e il pulsante di pausa. Invece qui vi è la scritta Cine, questo invece è, come vedete, quello del Air 2, anziché Cine c'è scritto Tripod, ovviamente poi Normal e Sport è lo stesso. Sappiamo che la batteria, questa è quella del Mavic Mini 1, può entrare in quella del DJI Mini 2. Infatti se la andiamo ad installare, come vedete, ci entra, si chiude e il drone assolutamente si accende, come state vedendo. Il drone è acceso a tutti gli effetti, stiamo utilizzando la batteria del Mavic Mini, prima versione. Qui abbiamo i filtri Freewell, adesso in questo caso è un ND2000, ma non importa, l'importante è vedere se questo filtro entra e va sulla camera del DJI Mini 2. Io l'ho già fatto e so che ci entra senza nessun problema. Andiamo a fare la solita manovra, infiliamo qui dentro e voilà. Adesso lo accendiamo. Ecco qua. Come vedete, il filtro Freewell è assolutamente compatibile anche con il Mini 2, anche perché praticamente le camere sono identiche e non c'era veramente motivo che non fosse compatibile, quindi io domani proverò anche l'utilizzo dei filtri. Perfetto, non voglio dilungarmi oltre questo primo approccio che abbiamo avuto con il Mini, tanto di cose sicuramente su YouTube ne avrete viste già di tutti i colori, è meglio passare ai fatti, è meglio passare alla sostanza e andare a fare sicuramente dei test che sono molto più interessanti. Quindi io vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube Vince Tech, ovviamente lasciare un commento per farmi capire che mi state seguendo, che va bene, che vi piace quello che faccio, per me è molto importante, a voi non costa veramente nulla, basta solamente spingere iscriviti e attivare la campanellina, seguirmi sul mio canale Instagram Vince Tech, lì pubblicherò le varie anteprime e infatti già lì avevo pubblicato qualcosa riguardo al Mini 2 e quindi niente, io vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine di questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!